Un uomo e una donna, in passato amanti, che all'improvviso si uniscono di nuovo per vivere una lunga notte insieme che non darà però un seguito al rapporto. Questa è in estrema sintesi la storia del Cielo sopra il letto che Luca Barbareschi proporrà al Teatro Eliseo di Roma fino al 5 gennaio. È un bellissimo conflitto privato fra un uomo e una donna, ma anche fra sovranismo e pensiero politicamente corretto. Cioè, due estremi di pensiero così a volte interessanti ma a volte anche stupidi e tutto questo all'interno di una coppia, è una bellissima storia d'amore. A ricoprire il ruolo della coprotagonista femminile ecco Lucrezia Lante della Rovere. Circa 20 anni dopo l'attrice torna sul palco con Barbareschi per rimettere in scena lo stesso testo firmato da David Arr. È un testo che abbiamo fatto 20 anni fa, quindi io ero una bambina, avevo 30 anni, Luca era un giovane uomo. Ero anche molto giovane, molto così più acerba, credo, come attrice, quindi anche molto interessante proprio dal punto di vista artistico, no? di capire. Paolo Marconi interpreta Edoardo, figlio di Saverio, rimasto vedovo dopo la scomparsa della moglie che, quando era in vita, scoprì la relazione del marito con Elisabetta. Ho avuto la possibilità di fare questo provino e in un certo senso ero entusiasta di partecipare, ho tirato fuori tutti gli attrezzi del mestiere che ho imparato in questi anni e fortunatamente hanno avuto un risvolto positivo poi per la riuscita del provino. Ritrovarmi a lavorare con Barbareschi sicuramente è una fonte infinita di cultura e di tecniche appunto lavorative della recitazione che mi hanno insegnato tantissimo. E sicuramente anche conoscerli a livello professionale e personale è stata una notevole scoperta. Scene di Tommaso Ferraresi con i costumi di Federica De Bona e le musiche di Marco Zurzolo.